Assessore, a Lucera, per quanto riguarda la seconda giornata della festa del PD, ovviamente di sanità se ne è discusso, Lucera ora è partita, come lei ha insistito, la cittadella della salute, la Staria. Brevemente, che cos'è? È un mix intelligente tra presa in carico ospedaliera ma anche presa in carico, diciamo, di prossimità, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri di base, in una, come dire, in un modello organizzativo che garantirà l'efficacia e l'efficienza delle cure, ma che dimostrerà che si può fare buona salute anche spendendo meno risorse. Allora il tema è quello di rendere compatibili i diritti dei cittadini, soprattutto ovviamente il diritto alla salute, con la sostenibilità economico-finanziaria degli stessi. E allora in questa provincia noi abbiamo voluto osare. L'ospedale La Staria, come dire, da conti fatti, le cui cifre sono state date da altri, dai governi che si sono succeduti, certamente non dal governo regionale, era un ospedale, come dire, da dismettere. Noi invece abbiamo voluto mantenerlo in vita, non solo, ma alimentarlo con un nuovo modello organizzativo che tiene dentro i bisogni di salute principali del territorio della città, ma anche con una proiezione, mi permetto di dire, intelligente e affettuosa nei confronti delle popolazioni dei Monti Dauni, dei tanti anziani, delle tante anziane che ancora vivono sui Monti Dauni, nei piccoli comuni che costellano questo territorio e che hanno bisogno di attenzione, di cure, di una presa in carico sempre più di prossimità, umanizzata. Oggi questo sarà possibile in quanto la Regione Puglia da tempo ha lanciato una sfida alla comunità europea, che è quello appunto della presa in carico di prossimità. Partirà il più grande progetto di assistenza domiciliare integrata, competenze sanitarie e competenze sociali, insieme per garantire nei luoghi della vita la salute, la qualità della, appunto, della vita e il benessere, soprattutto le persone più fragili. Il tema dell'invecchiamento della popolazione è un tema che non può sfuggire all'attenzione della politica, troppo distratta, diciamo, tra personaggi inquisiti e condannati e da, come dire, scelte politiche che poi si scontrano nei confronti della comunità europea. Voglio dire che siamo un po' stanchi di parlare, come dire, solo di IMU e di un ex capo del governo la cui condanna è stata definitivamente sancita. Vogliamo parlare delle persone, del lavoro che non c'è, del lavoro che potrebbe esserci, dei diritti negati, dei diritti che vogliamo tutelare. Insomma, vogliamo parlare dell'Italia, partendo anche da Lucera, che diventerà per davvero un laboratorio di innovazione per guardare a tutta la Puglia, alla Regione Puglia, che tra le regioni meridionali è stata quella che ha centrato gli obiettivi di spesa comunitari e che oggi per davvero può rappresentare, no, agli occhi del paese intero, una comunità che si è messa al lavoro e che ha, come dire, per il momento contenuto la crisi, ma che ha tutte, come dire, le armi, quelle buone, per riprendere il cammino.